Sapevate che il 30 giugno è la giornata internazionale degli asteroidi? Ma abbiamo davvero bisogno di questa giornata? Beh, ne parliamo in questo video. Il primo asteroide fu scoperto nel 1801 dall'astronomo Giuseppe Piazzi, che vedendone l'enorme stazza, quasi 950 km, e supponendo che in quella posizione dovesse trovarsi proprio un oggetto che orbitava intorno al Sole, pensò che fosse un pianeta e lo chiamò Cerere. Ad oggi conosciamo più di 800.000 asteroidi. E per quanto il loro studio non sia forse molto conosciuto, è di vitale importanza, letteralmente. Per questo alcuni personaggi celebri, fra i quali ad esempio ricordiamo Brian May, il chitarrista dei Queen, che è anche un astrofisico, hanno proposto di istituire questa giornata per sensibilizzare tutti noi riguardo a questo tema. Sì, perché si stima che ogni giorno cadano sulla Terra circa 40 tonnellate di questi sassi spaziali, che quando sono molto piccoli, disegnano nel cielo quei segni affascinanti che noi chiamiamo le stelle cadenti, ma se diventano più grandi, beh, allora possono essere davvero molto pericolosi. Tutti ricorderete, ad esempio, che il 15 febbraio del 2013 un oggetto di circa 15 metri esplose nel cielo della Russia, causando gravi danni in una piccola cittadina. Mentre il 30 giugno del 1908, data per cui è poi stato scelto il 30 giugno come giornata internazionale degli asteroidi, un asteroide di 40 metri devastò un'area fortunatamente disabitata di circa 2.000 km² in Siberia. Parliamo dunque di un'area che è grande come la città metropolitana di Milano. Se fosse stato un luogo densamente popolato, si sarebbe trattato di una strage. Il punto è che questi non sono eventi isolati, ma sono la norma. La domanda non è se un altro oggetto spaziale cadrà sulla Terra, ma quando questo succederà. Ora, per quanto la cosa non faccia piacere, non è il caso di farsi prendere dal panico. Per questa ragione è stata istituita la Giornata Internazionale degli Asteroidi e per la stessa ragione sono state realizzate due missioni spaziali sotto lo pseudonimo AIDA, per cercare di deviare l'orbita di un pianetino non troppo distante da noi e cercare quindi, in parole povere, di prendere la mira e vedere se le nostre tecnologie sono effettivamente efficaci nel caso in cui si rischi un impatto pericoloso e quindi si debba realmente intervenire. A ciò si aggiunge un'importante mappatura del cielo che viene costantemente fatta, che ci permette di conoscere il maggior numero possibile di questi oggetti spaziali che orbitano intorno a noi. L'Asteroid Day però non si limita a mettere in luce le pericolosità di questi oggetti e dunque a cercare finanziamenti per andare avanti nelle ricerche e negli studi che ci possono proteggere, ma vuole anche evidenziare l'opportunità che questi oggetti rappresentano per noi. Eh sì, perché gli asteroidi potrebbero trasformarsi nei prossimi anni in vere e proprie miniere spaziali, ricche di quei minerali fondamentali per l'industria elettronica che sono così difficili, costosi e pericolosi da reperire sul nostro pianeta. Vi sono infatti due progetti spaziali, uno dell'agenzia giapponese e uno della celebre NASA, che cercheranno nei prossimi anni di riportare sulla Terra dei materiali prelevati dagli asteroidi. Anche qui si tratta di prove generali per future tecnologie che potrebbero farci sfruttare al meglio tutta la ricchezza di questi oggetti. Ancora, lo studio scientifico della loro composizione e della loro natura ci permetterà di far luce non soltanto sull'origine del nostro sistema solare, ma anche dell'universo e forse sull'origine della vita sulla Terra. Ancora una volta, questa giornata, i suoi promotori e la storia che l'ha resa così importante ci ricordano come le missioni spaziali non siano un capriccio scientifico che spreca soldi, risorse ed energia, ma siano in realtà un percorso scientifico fondamentale per la nostra vita e per quella delle generazioni future.